però meglio stare ancora per un po' tranquilli il più possibile, di modo che prima o poi si riesca veramente ad uscire, ad andare in giro in più in tranquillità. Quindi oggi siamo ancora qui. È Biblioboom di martedì 19 maggio, sono le 10:31, siamo pronti con Elios per fare anche oggi un momento insieme, sperando di stare bene con chi ci sta ascoltando o chi si collegherà da qui a poco. Una giornata, dicevamo, uggiosa, ma non rispetto a quelle che sono il nostro modo di raccontare questa meravigliosa puntata di Biblioboom. Boom. Abbiamo ospiti, Elios, abbiamo. Sì, anche oggi non ci faremo mancare grandi ospiti. Abbiamo ragazzi, anzi ragazze, finalmente avremo una ragazza. Dopo tutti i ragazzi di Punto Zero che sono venuti a trovarci, finalmente sono riuscito a portare in trasmissione una ragazza che viene a studiare nella biblioteca. Beatrice, diamole anche un nome. Dopo ci racconterà che cosa ha letto lei, che cosa ci consiglia. Poi avremo Anna, la nostra amica, collega, che sta riscuotendo grande successo, e poi altri super ospiti che farò presentare a te, Francesco. Sì, abbiamo, vabbè, Erika come al solito, che oramai non è un ospite ma una co-conduttrice per la primissima parte. Sicuramente siamo, come dire, in attesa della scelta musicale che ha fatto oggi, perché noi sappiamo che lei è fine, di palato fine rispetto alla musica, perciò vogliamo capire anche oggi cosa ci consiglia. E poi oggi sarà con noi Giovanna Malgaroli, che è la referente Nati per Leggere nel coordinamento regionale. Nati per Leggere vuol dire attività per bambini 0-6 anni. Lei fa parte del CSB, il Centro per la Salute del Bambino. Insomma, parleremo un po' delle attività di promozione alla lettura già dalla primissima infanzia. Io sono contento, Elios, devo dire la verità. Facendo un po' un resoconto di quelle che sono state le nostre puntate, sono felice perché sono capitate due cose in questa settimana. Una è che sono andata a riascoltare un po' i nostri programmi e mi sono reso conto che c'è stata veramente dell'ottima qualità, perché non perché io o perché tu, anche se tu sei un bravissimo speaker, ma perché abbiamo avuto degli ospiti che hanno reso importanti questi nostri momenti di radio. La seconda cosa è che siamo su un podcast, nel senso che volete riascoltare le puntate di Sesto Network Biblioboom e non solo, tutto il palinsesto. Allora andate sul sito dove ascoltate la musica e pigiate, cliccate su repliche. Si apre il logo di ogni trasmissione e potete riascoltare le trasmissioni precedenti. Vi potete riascoltare. Sì, questa è una grande chicca che ci hai dato. In tanti, devo essere sincero, hanno chiesto: ma si può riascoltare ma non ho capito bene qual era il libro. Da oggi tutto ciò è possibile, basta andare, appunto, come dicevi te, sul sito di Sesto Network e cercare i podcast delle nostre trasmissioni. E una cosa in più volevo dire, rispetto a quello che hai detto tu, che la riuscita o meno di un programma, di un qualsiasi progetto, si capisce anche dal rimando che hanno tutti, in questo caso i nostri ascoltatori. E in tanti mi hanno chiesto: ma come faccio poi a prenotare quel libro di cui ha parlato Anna? Oppure, ma com'è che si chiamava quel gioco che voglio prenotarlo? Quindi da questo si capisce che qualcosa, insomma, abbiamo portato a casa, abbiamo avvicinato i nostri ascoltatori a quello che può essere un libro, un film, un Ma gioco, e questo mi fa enorme
enorme piacere. Lo dicevo prima che comunque abbiamo vinto facile, nel senso che un po' perché è il nostro lavoro, ma poi perché abbiamo avuto dei personaggi che hanno dato veramente delle indicazioni, hanno saputo consigliare, sono riusciti ad incentivare la tecnica del racconto alla promozione alla lettura. Perciò questa cosa qua mi fa un piacere pazzesco. Noi lavoriamo, io lavoro per il 80% del mio lavoro è promuovere il libro e la lettura, perciò questo è un mezzo potente per poterlo fare. Ma Elios, allora, cosa facciamo? Io volevo chiederti una cosa, sì, prima però. Vai. Sei andato a vedere qualche film di cui abbiamo parlato una delle ultime trasmissioni? Mamma mia, ma certo che sono andato. Scusa, come promessa, ho rivisto due film di quelli vecchi, però uno è stato Immaturi, che la numero uno, perciò l'inizio, quando questi dovevano andare a fare l'esame, perciò tutta l'esame. La bellissima, una roba pazzesca, vabbè, dei quarantenni che si sono ritrovati a rifare l'esame, che consiglio assolutamente perché c'è dell'ironia, ma c'è anche dell'altro, che è carino, mi è piaciuto. E poi il secondo film che ho visto e che è quello che mi ha, come dire, assegnato un po' il mio modo di organizzare i viaggi è Basilicata Coast to Coast, perché è una roba pazzesca, bellissimo, ma ne avevamo parlato. E poi io e te ci siamo anche confrontati dicendo quali erano le scene che più ci hanno ma non stiamo qua a raccontarli. Invece tu, oltre Basilicata Coast to Coast, che so che l'hai visto, mi hai mandato le prove, cos'è che sei riuscito a rivedere? Io mi sono andato a rivedere tutta una serie di spezzoni del film che ci regala la sigla del nostro programma Everybody Needs Somebody, ovvero The Blues Brothers. I due, sì. Danny Aykroyd e John Belushi, fantastici. Sono alcune scene che riguarderei veramente mille volte. E poi come te mi sono andato a rivedere Basilicata Coast to Coast, viene una gran voglia di rifare quel sì, viaggio. Uguale. Se penso una frazione di secondo, poi dico ok, va bene, lo faccio in moto e non a piedi, però è veramente carino. Veramente dei posti fantastici, veramente degli sport. No, ma poi c'è tutta la filosofia di questo viaggio, il perché di un viaggio, poi anche arrivare in ritardo e non partecipare a quello che era lo scopo, no, del viaggio, però è tutto, vabbè, io spero voi l'abbiate visto, ma vi consigliamo assolutamente di rivederlo, perché è un film da assolutamente, almeno 5-6 volte nella vita bisogna rivederlo. Sì, almeno 5-6 volte sì, e poi come ci dicevamo l'altra volta, il bello dei viaggi, i viaggi più belli sono quelli non troppo organizzati, quando si parte un po' così e all'avventura poi succedono tutta una serie di imprevisti che alla fine poi sono quelli che ti ricordi del viaggio, oltre ai posti che è. E diciamo che anche Biblio Boom sta facendo dei viaggi in giro per l'Europa, no? Imprevisti, perché ogni volta che noi arriviamo nella casa di Antonella e di Barbara a Londra e a Lisbona, ogni volta ci ritroviamo poi ad uscire insieme a loro, che ci accompagnano in maniera meravigliosa in questi posti che sono assolutamente da visitare. E abbiamo la città che ci ha raccontato settimana scorsa Sinta Barbara, è una città che veramente mi è venuta voglia di andare a vedere, ma anche tutto il percorso all'interno londinese di Jack lo Squartatore è stato raccontato minuziosamente, anche se devo dire che quel negozio di quella bottega di panini, quel forno, adesso non so come chiamarlo, diciamo che è quello che ha suscitato in me più curiosità. Cosa facciamo, Elios? Mandiamo il primo brano. Vai, è tutto tuo. Emma, maledetto quel giorno. Maledetto quel giorno, Emma Marrone, ma c'è chi canticchia al di là dei microfoni saltellando. È la nostra Erika, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Mamma mia, che abbronzatura. Buongiorno, vorrei notare una cosa. La tua abbronzatura. Vabbè, ah, certo. anzi due, perché qui sta uscendo il sole. Da voi è uggioso, ma qui sta uscendo il sole. E un'altra cosa, noi tre, oltre a essere colleghi, siamo anche dei grandi amici. Ah sì, oggi ci vediamo anche, e giuro non ci siamo messi d'accordo, abbiamo tutti e tre una maglietta a maniche corte nera. È vero, ma visto che ci siamo, volevo raccontare una cosa brevissima. Ieri Facebook mi ha ricordato una foto che abbiamo fatto noi tre e la nostra collega Annalisa, che comunque ci segue sempre, che ci ascolta, ciao Annalisa, una foto di noi quattro con la camicia bianca dell'ultima puntatona fatta con i ragazzi del centro diurno presso l'Informa Giovani. E oggi casualmente siamo ancora qua tre, con la maglietta nera, però a raccontarci almeno per come ci vestiamo. Erika, che bello, è proprio vero, e sono contento che lo hai specificato. Oltre a essere colleghi, noi siamo amici. Sì, è proprio vero, perché c'è il momento del lavoro, assolutamente, però diciamo che condividiamo insieme anche con Annalisa, cioè questo quartetto, condividiamo dei momenti che non sono esclusivamente legati al lavoro, perciò esatto. È troppo bello. Beh, dai. Ed è troppo vero. penso che ascoltando Bibio Boom questa cosa si capisca proprio alla grande. È palese, sì, comunque il discorso delle magliette, secondo me, perché siamo ingrassati tutti in quarantena, allora mettiamo il nero che smagrisce. È solo tu che hai sto pensiero, Elios, del magro e del pesato. Io che sono ciccio oramai non mi interessa più niente. Cioè, nel senso che nero è un po' così. Allora, Erika, vabbè, al di là dell'attesa di questo tuo meraviglioso brano che hai scelto, è veramente, sì, veramente ci riporta e ci ricorda i tempi belli, ma anche abbastanza provati a livello di sentimento, giusto, Elios? Ma ne parliamo dopo. Sì, quando Erika mi ha detto la canzone che avrebbe voluto mettere oggi, ti giuro, mi è venuta la pelle d'oca, non ho dormito. Va bene, giuro, Erika, ascolta, invece essendo qua come responsabile della pagina Facebook della biblioteca delle biblioteche civiche di Sesto San Giovanni, allora ti chiediamo aggiornamenti, ma ti chiediamo soprattutto anche la situazione raccontata attraverso i numeri. Ma ci visualizzano questi qua i nostri utenti? Un sacco, tantissimo. Ci seguono in tantissimi, abbiamo anche tanti like, sono molto contenta perché hanno condiviso anche il nostro post di riapertura. Vi ricordo che ieri abbiamo riaperto, si possono fare le prenotazioni online dei libri oppure telefonando in biblioteca allo 02 24 96 8800, oppure mandando un'email a biblioteca.sestocentrale@csbno.net oppure a biblioteca.sestomarx@csbno.net. Potete scrivere lì, verranno fatte le prenotazioni, vi indicheranno quando passare a prendere, perché vi ricordo che l'ingresso alla biblioteca è solo e soltanto il suo appuntamento, mentre se volete riconsegnare libri, DVD, giochi, tutto quello che avete preso tramite la biblioteca, potete passare a qualsiasi ora, anche alla mattina, in biblioteca, nel cortile o comunque anche fuori dalla Marx troverete questi cestoni dove potete mettere le vostre cose. Vi ricordo che saranno comunque
sulle vostre, caricati sulle vostre tessere per altre 72 ore e poi verranno scaricati. Abbiamo detto tutto. Insomma, ho detto tutto. Sì, voglio è stata bravissima. Una cosa bellissima che uscirà oggi nel pomeriggio sulla nostra pagina Facebook. Abbiamo una bellissima filastrocca di un grande poeta e scrittore che è Bruno Tognolini. È uno scrittore non solo di filastrocche di poesie, di libri, ma ha fatto anche la televisione ha fatto Melavisione, bellissimo programma fantastico. Per i piccoli. Ha fatto teatro, ha fatto saggi, ha scritto anche cose per la radio, per il cinema, insomma. Un grande. Una bellissima persona, un grande personaggio. Ci sarà una piccolissima dedica proprio per noi della Biblioteca di Testo, per le biblioteche di testo. Questo mi fa veramente piacere. Quindi alle 17 mi raccomando, seguite perché ci sarà la prima filastrocca, ma non finisce qui solo con oggi questa filastrocca. Ci saranno altre puntate, quindi seguiteci su si sta preparando al giorno di ferie. Si sta preparando al giorno di ferie. Biblioteche civiche di Certo San Giovanni, cliccate mi piace e seguiteci. E se conoscete qualcuno che non ci segue, dicete: Ciccio, metti mi piace sulla pagina e inizia a seguire, va? E segui no, come abbiamo detto l'altra volta, gli revochiamo la tessera e tutti bloccati. E basta. Che bello, Tognolini arriva a Sesto San Giovanni, veramente questa è una cosa di cui siamo veramente orgogliosi e felici, perciò andate perché ha scritto, scrive e penso scriverà delle robe meravigliose, Tognolini. Queste filastrocche sono tratte da un libro, siamo stati autorizzati da lui e, come diceva Erika, abbiamo questa piccola parte introduttiva dove saluta Sesto e i suoi utenti. Bello Erika, questa è una bellissima notizia. Poi Erika, abbiamo qualcosa domani, poi, perché dobbiamo dare anche per domani. Domani abbiamo Dante D, la nostra giornata su Dante in attesa del 2021. Mi raccomando. Poi cosa abbiamo? Vabbè, ma giovedì poi ci risentiamo. Certo. Anche se faremo un collegamento speciale. Speciale perché tu sarai in biblioteca. Sarò e respireremo. Respireremo l'aria della biblioteca, perciò ci racconterai un po' le sensazioni del rientro, ma soprattutto ci racconterai come va e come ci stiamo organizzando per essere sempre più chiari con i nostri utenti, ma anche per raccontarci un po' quanto è divertente poter rientrare, vero sì. Erika? Esatto, farò un po' l'inviato speciale. È proprio vero. Allora, e niente, allora poi giovedì ci aggiornerai su tutto quello che accadrà, assolutamente. Elios. Che dire, Erika, hai detto tutto a meraviglia, direi che possiamo salutarci, se no fra poi tiriamo lunghissimo oggi. Sì. No, però io veramente questa canzone vorrei la presentassi tu, Erika, però forse è meglio di no. Perché? No, perché poi Erika si muove, Cocciante, lei, poi si muove. Riccardo Cocciante, ogni volta che interpreta questo brano, nel senso che secondo me esprime un momento di poesia altissimo. Di Cocciante, Bella senz'anima. Ciao Erika. Ciao, grazie. Sesto Network, rientriamo. C'è un ritorno? C'è qualcuno che ha il volume alto del... No, è tutto a posto. Ok, ecco qua, rientriamo. Bella senz'anima, Riccardo Cocciante, Erika, ci meraviglia sempre con queste meravigliosi brani.
Ma Elios, è arrivato l'ospite, guarda, Francesco, che rideva rispetto al brano che ascolta, voglio dirtelo, sorrideva, adesso non so se ci prendeva un po' in giro dicendo ma questi chi sono, ma che musica ascoltano? No, no, però un po' sorrideva, un po' ho visto scenderle una lacrima per la commozione. Ciao Beatrice! Ciao a tutti, non conoscevo questa canzone. Ciao Beatrice, ci siamo resi conto che tu non conoscevi la E beh, ti abbiamo cambiato la giornata, Beatrice. Sì, ho imparato qualcosa di nuovo subito. Brava, brava, come stai? Bene, grazie. Voi tutto bene? Tutto bene, sì. Ci stiamo divertendo con questa trasmissione. Tu come è andata tutto questo periodo in cui siamo dovuti stare a casa? Poi adesso finalmente un pochino in più si può uscire. È abbastanza bene e male, penso. Più o meno come tutti. Ha avuto dei pro e dei contro, sia a livello personale che scolastico e tutto. Però... sì, perché tu poi ieri ci siamo fatti quattro chiacchiere e l'università com'è che avete fatto? Video lezioni come tutti? Sì, video lezioni come tutti. Il problema è che io quest'anno avevo 3 laboratori da fare che sono diventati dei corsi teorici non molto divertenti. Immagino. Perché Fra, devi sapere che Beatrice è una delle ragazze che studia di più in biblioteca, la vedi sempre lì a studiare, quindi tu cos'è che studi poi Beatrice? È vero, mi manca molto la biblioteca, io studio conservazione e diagnostica dei beni culturali, o meglio scienze e tecnologie per lo studio e per la conservazione e la diagnostica dei beni culturali. Elios, noi non possiamo capire, Elios. Noi eravamo lettere, filosofia, il magistero, quelle cose lì. Adesso ci sono un sacco di come dire, facoltà che nello specifico approfondiscono ed è molto meglio. Sì, esatto. E quindi conservazione e diagnostica beni culturali esattamente come di cosa si tratta? Vuol dire studiare tutti i materiali di cui sono composte le opere d'arte, intendo quadri, statue, fino ad arrivare ai palazzi, a macro scala, quindi in grande scala, sia in piccolissima scala, e poi studiare tutti gli strumenti e i metodi per analizzare e riconoscere i materiali oppure prevenire il loro degrado. Quindi si passa sia dall'archivio che alla geologia tecnica per tenere insieme i palazzi. Insomma, è una facoltà multidisciplinare. Io dico che mi sento un po' come se non avessi mai finito il liceo, perché i miei corsi spaziano in tutte le scienze, dall'entomologia alla fisica, alla biologia. Ma è legata un po' a quelle che sono le attività dei beni culturali. Dei beni culturali. Sì, anche a quello principalmente si studia anche museologia, quindi come curare una mostra, come è fatto un museo. Si studia archivistica, quindi io so anche tutte le norme delle biblioteche. Quindi sì, la parte umanistica è sempre stata ristretta e relativa alla triennale, adesso si è completamente eclissata. Io dico sempre, non studio storia dell'arte, ecco. E ma infatti Ho fatto solo un esame. Che lavoro vuoi fare? Io vorrei andare in giro a sparare i raggi X sulle opere d'arte per vedere di cosa sono fatte. Abbiamo un piccolo ritorno, Elios, un piccolo ritorno in cuffia. Abbassa un po' il volume. Sì, Elios. Beatrice, allora, ascolta, quanto ti manca la biblioteca? E come è riorganizzata nella biblioteca? Come è riorganizzata? Troppo. Era bellissimo perché io andavo a lezione la mattina in università, poi tornavo, scendevo dalla metropolitana e prima, cioè senza neanche tornare a casa, andavo direttamente in biblioteca, che fossero le 2 del pomeriggio o le 4, per farmi un'ora di studio o addirittura tutto il pomeriggio,
e incontrare i miei amici ovviamente, per condividere momenti di pausa, sia anche momenti di concentrazione, perché a volte ci si autostimola a stare zitti e studiare, sì, sempre. Io ho una curiosità, Elios, e poi mi taccio. Beatrice, ascolta, quanto leggono i ragazzi della tua fascia d'età? Quali sono i libri, al di là del libro di studio, che preferiscono i ragazzi in questa fascia d'età? Quanto utilizzano la biblioteca al di là dello studio, gli universitari? Secondo me, allora, la biblioteca serve agli universitari ovviamente per lo studio, e invece per quanto riguarda le letture personali non saprei, perché non conosco grandi topi da biblioteca, diciamo. Se mai si prendono dei libri, quantomeno io personalmente, da quando ho iniziato l'università, ho smesso di leggere romanzi, anche perché la vita di un universitario è fatta di continua lettura, che siano articoli, se fai una facoltà scientifica, oppure libri che ti danno i professori per fare gli esami se fai una facoltà umanistica, e quindi praticamente tu tutto l'anno devi leggere sempre libri o articoli, quindi è cambiato il tipo di lettura. Poi ovviamente quando hai del tempo libero, magari d'estate o perché ti sei laureato, ritorni alle letture di piacere, ecco. Hai visto che ragazzi abbiamo in biblioteca. Fantastico. Poi Beatrice è chiara, nel senso che già ci ha spiegato la sua facoltà, che era impossibile, da non ne conoscevamo ed è una roba fantastica. E questa scienza applicata all'arte, e soprattutto per la tutela del nostro meraviglioso patrimonio. Perciò ti stimo, Beatrice. Grazie. Sì, una delle cose che a me mancano di più della biblioteca sono proprio loro, i ragazzi, devo essere sincero, perché comunque è veramente un gran bel gruppo. Poi ogni stagione c'ha un argomento, d'inverno magari li vedi più sui libri, d'estate li vedi fuori a giocare a carte, oppure li senti cominciare a parlare delle vacanze, organizzare, come fare. L'anno scorso in Spagna mi pare che È vero, quindi, perché alla fine noi ci vedevamo tutti i giorni, praticamente, tranne la domenica tutti i giorni. È vero, quindi dai, speriamo di rivederci certo. Presto, prometto che vi offro un caffè a tutti, lo dichiaro qua in là. Bea, ascolta, che libro ci vuoi proporre? Allora, io volevo proporvi un libro che si intitola La banda di Via Panisperna, Fermi, Majorana e i fisici che hanno cambiato la storia. È scritto da due fisici che però sono anche curatori di mostre al Museo della Scienza e della Tecnica e un altro in un luogo non specificato. Questi sono Giorgio Colangelo e Massimo Temporelli. Consiglio questo libro perché si parla ovviamente delle grandi scoperte scientifiche che sono state effettuate da questi scienziati italiani a ridosso della Seconda Guerra Mondiale, ma lo consiglio più che altro perché si parla di fisica, ma in una maniera molto molto semplice, non ci sono formule matematiche e nient'altro, ma soprattutto perché mette in evidenza la parte umana di questi cinque fisici, che sono Enrico Fermi, Franco Rasetti, Emilio Segre, Edoardo Amaldi, e Ettore Majorana e Bruno Pontecorvo, che si sono rincontrati in via Panisperna, che è un laboratorio di fisica dell'Università La Sapienza di Roma, e hanno incrociato le loro vite. La cosa bella di questo libro è che mette in evidenza la parte umana di questi scienziati, di queste grandi menti, e quindi alla fine tu
il lettore ci si può ritrovare, nonostante se siano considerati dei grandi geni. E poi c'è un pizzico di mistero dato dal fatto che appunto sia Fermi che Majorana sono personalità particolarmente interessanti per quello che hanno fatto nella vita o quello che non hanno fatto. Però questo ve lo lascio a voi. Sì, sì. Di questi ragazzi hanno raccontato in effetti tantissime cose, dai libri ai film, storie più o meno misteriose, legate più che alle scoperte incredibili che hanno fatto, alle loro vite, alle loro esperienze, ai loro misteri anche. Però come dici te, non raccontiamo troppo, sennò poi svegliamo i vari finali di questi personaggi e lasciamo ai nostri ascoltatori la curiosità di andarselo a leggere. Il libro che tra l'altro è presente anche in formato digitale sulla biblioteca MLOL della nostra biblioteca. Beatrice, noi ti ringraziamo e ti ricordo che io e te abbiamo in ballo ancora un lavoro da fare in biblioteca per abbellire la nostra biblioteca. Quindi una volta tornati, chissà che riusciremo davvero a... Si ricomincia, anche partendo dalle pareti, abbellendole, almeno gli interni. Grazie Beatrice. Bea, ti facciamo lanciare la canzone. Allora io vi lascio con una canzone che parla di atomi, per dire un po' che scienziati o no siamo tutti uguali. Protons, neutrons, electrons dei The Cat Empire. Ciao a tutti. Ciao, grazie Beatrice. Un abbraccio. Buona giornata. Ci tornati. Spero più senza il fastidioso ritorno della mia voce, però dovrebbe essersi risolto il tutto. Ah. Che bello. Parlare con Beatrice, una ragazza della biblioteca. Ma poi idee chiare, no? La cosa, no, prima di passare alle altre idee chiare, volevo complimentarmi con te, il gruppo di ragazzi che stai formando lì all'interno della biblioteca. Mi piace anche questo modo di essere cittadinanza attiva, tra virgolette, rispetto a quelle che sono le cose che accadono in biblioteca. Perciò questo, siccome so che alla Biblioteca Centrale di Sesto queste cose accadono, vi volevo fare i complimenti. Beatrice, è proprio un gran bel gruppo. Sì. È proprio un gran bel gruppo di ragazzi, li vedi, vedi tutto, dallo studio all'organizzazione delle vacanze, ai litigi, ai malumori, ogni tanto anche qualche amore, robe strane che mi pare così di aver colto tra di loro. Però adesso passiamo ad un'altra collega attivissima, la nostra Anna Enrini, Biblioteca Centrale, che siamo veramente tutti con il fiato sospeso, voce rotta dall'emozione, perché attendiamo questi suoi meravigliosi consigli alla lettura che hanno sempre delle particolarità. Ciao Anna! Ciao Francesco, ciao Enzo, ciao a tutti! Ciao Anna, buongiorno! Allora, vi ringrazio sempre dello spazio. Allora, ero un po' indecisa oggi tra un classicone genere, diciamo, classico, bello, però diciamo un po' impegnativo, un po' anche lungo, e invece poi ho voluto fare una scelta un po' di leggerezza, una cosa molto soft, molto delicata da leggere secondo me, e si tratta di una serie di gialli ambientati nel Botswana. La protagonista è la signora, anzi la Madame Ramotswe, una signora del Botswana, come definisce l'autore, di corporatura tradizionale, quindi io mi immagino una classica mami con i vestiti colorati eccetera, che apre un'agenzia di investigazione che è l'unica che c'è in tutto il paese. E sono dei gialli un po' particolari perché in realtà non c'è sangue, non ci sono morti, sono sempre delle investigazioni su casi, che ne so, la persona che non si trova più, forse il marito tradisce, insomma cose semplici, il coccodrillo scomparso. Esatto, questo sono il primo romanzo, che è un po' una presentazione della serie, che si chiama, il primo romanzo che si chiama Precious Ramotswe Detective, è una specie di raccolta di casi, quindi c'è un po' di tutto. Poi invece
negli altri libri ci sono uno o due casi di solito in contemporanea che vengono seguiti dalla protagonista, che poi avrà anche un assistente detective, quindi anche dall'assistente detective. Il bello, appunto, cioè, sono cose molto soft. Il bello di questa, cosa, di questa serie è che in realtà chiaramente la signora indaga, però indaga un po' a modo suo, non va in giro a cercare le cicche di sigaretta piuttosto che, ma parla molto con le persone, quindi anche poi la soluzione dei casi è legata proprio alla comprensione delle persone, all'empatia, al fatto di capire come la gente pensa e sente, reagisce. E quindi poi questa protagonista ha una sua morale, un suo modo di vedere le cose che si basano su quella che lei definisce la morale tradizionale del Botswana, quindi un po' dei vecchi tempi andati, delle tradizioni, le tradizioni di rispetto. Soprattutto quello che a me piace è che la tradizione, la base di questa morale, secondo questa personaggio, secondo questo personaggio, è il rispetto per le persone, che secondo me è sempre valido, quindi va sempre bene. Però un modello investigativo diverso rispetto ai gialli che noi conosciamo, no? L'Agatha Christie. Assolutamente. Sì, sono gialli perché questa investiga su delle cose da riso, cioè ci sono delle domande a cui rispondere, diciamo. Però è proprio un po' la leggerezza della scrittura, il fatto di questa descrizione anche del Botswana, in cui il protagonista, lo scrittore, che si chiama Alexander Michael Smith, non ho citato, è nato nello Zimbabwe, è inglese ma è nato nello Zimbabwe e ha vissuto molto in Africa, quindi si sente che c'è una conoscenza diretta, non è che uno che si improvvisa racconta del Botswana come se fosse un posto immaginario, diciamo. Io non l'ho letto questo libro, lo ammetto, metto le mani avanti, però la cosa appunto particolare di quello che ci stai raccontando è che se si pensa a grandi casi investigativi si pensa a Londra, a Parigi, questi posti che si prestano molto, invece in questo caso siamo in Botswana, dove uno magari non se l'aspetta, diciamo, che avvengano grandi casi da risolvere, e quindi il libro risulta molto, molto particolare anche per questo. Ah sì, sì, è già un contesto per cui la ricchezza, la povertà si misura magari nel numero di vacche che uno possiede, quindi se ha una bella mandria, allora vuol dire che ha diciamo i soldi in cassaforte in qualche modo, quindi è tutto un modo di affrontare le cose, chiaramente si dà anche uno spaccato di come si vive in questi. Peraltro il Botswana è uno dei paesi più ricchi, tra virgolette, che funzionano meglio poi alla fine, no? Quindi bueno, questo è quello che dice la signora Ramozza, e noi ci fidiamo assolutamente di quello. Assolutamente, ma guai, ce la troviamo qua ad investigare su di me ed Elios, Anna, non va bene. Che bello, Anna, che bello. Allora noi oggi un giallo, dimmi. No, dicevo oggi un giallo, no, un giallo. No, devo dire che i gialli a me piacciono tantissimi, anche perché secondo me nei gialli, quando si va a descrivere la scena, che sia del crimine, che sia la scena dove sono capitati, dove si va ad investigare, c'è sempre un dettaglio pazzesco dell'ambiente dove accadono i fatti. Si emerge in questo libro l'ambiente, il posto, il dettaglio della collina, adesso non lo so, la strada, la casa, il... Sì, sì, ci sono tantissime descrizioni di come la perché la protagonista abita nella capitale, che è Gaborone. Però quando va a investigare in gira per il paese, quindi col suo furgoncino bianco, che anche questo è una nota caratteristica del personaggio, questo vecchissimo furgoncino che viaggia un po' inclinato, perché la signora ha il peso tutto da un lato e quindi, essendo di corporatura tradizionale, si inclina un pochettino, e quindi ci descrive i villaggi, come vivono le persone nei villaggi, quindi ti dà è una via di mezzo. Io sono una grande appassionata di gialli, diciamo, non è che
fine ultimo di questi di queste letture non è proprio scoprire come va a finire, perché non c'è l'assassino, quindi però sono delle storie molto molto belle, molto leggere. Io volevo consigliare oggi qualcosa di un po' soft, stiamo un po' ripartendo, però mascherine, guanti, ci sono sempre un po' tutte queste complicazioni nella nostra vita. Questa invece è una lettura che ti fa passare un po' di tempo. Bravo. Così, in relax, quindi questo era un po' l'obiettivo di oggi. Anna naturalmente lega come dire, non ci sono dei legami, però secondo me sceglie anche della musica ogni volta che ci consiglia, che ci lascia anche lì a bocca aperta. È esperta sia di letteratura, e lo vediamo con la descrizione dei libri che ci racconta, ma devo dire che devo fare i complimenti anche ad Anna, perché anche lei ricerca anche nella musica il bello. E oggi Anna, sì, cosa ci hai preparato? Cosa hai pensato per allora, noi? L'affinità è stata... questa canzone mi è venuta in mente per due motivi. Primo, quando ho detto il discorso della morale del Botswana che si basa sul rispetto, e quindi il titolo della canzone è Respect, e la versione quella di Aretha Franklin, perché secondo me una certa somiglianza con la protagonista dei nostri libri c'è, e quindi questa è la canzone di oggi, Respect, cantata da Aretha Franklin, perché ci sono anche altre versioni. Ciao a tutti, ok, grazie Anna, grazie, e sicuramente Anna, a settimana grazie. Prossima. Leggere insieme al tuo bambino e alla tua bambina è la cosa migliore che puoi fare per sostenere il suo sviluppo. Questo è uno dei tantissimi slogan nati per leggere che abbiamo potuto, come dire, trovare in giro per le biblioteche, nei tanti convegni, nei corsi di formazione, incrociando addetti ai lavori. Nati per leggere, il programma nazionale che promuove la lettura in famiglia fin dai primi mesi di vita. Nasce nel 99 da un'alleanza tra entità professionali e non profit, quale l'Associazione Culturale Pediatri, l'Associazione Italiana Biblioteche e il Centro per la Salute del Bambino. Oggi Elios con noi, secondo me il top player, la persona che sicuramente a me personalmente ha passato questa idea, questo pensiero, questo modo di fare per raccontare quanto è importante leggere fin da subito, dalla nascita, anzi per provocare già dai primi mesi in pancia. Con noi Giovanna Malgaroli, centro aspettate un attimo che Centro per la Salute del Bambino, ma coordinatrice referente Nati per Leggere Regione Lombardia, e anche una amica di Sesto San Giovanni, ma un'amica di Nati per Leggere. Ciao Giovanna e buongiorno. Buongiorno a voi, ciao. Buongiorno, grazie di aver accettato il nostro invito. È un piacere per me, Giovanna, essere qui con voi. È troppo bello perché Nati per Leggere è un'idea, è un pensiero, è un modo di poter raccontare quanto è importante leggere, ma soprattutto perché è efficace per quando poi da qui a poco inizieremo ad affrontare la vita da più grandi. Cos'è per te Nati per Leggere, Giovanna? Nati per Leggere per me è diventata un'attività assolutamente importante e consueta praticamente dall'inizio, perché ho fatto parte, diciamo, del coordinamento nazionale quando nel 2000-2001 cominciavamo a coinvolgere gli operatori, le biblioteche, i pediatri e tutti gli operatori sociosanitari in questa, come dire, avventura, in questa impresa. Allora, perché è importante leggere fin da presto, prestissimo? Cosa significa poi leggere con dei bambini piccoli? Allora, ovviamente stiamo parlando di una lettura mediata, stiamo parlando di un ruolo importantissimo dei genitori che stanno insieme ai loro bambini anche attraverso un libro, anche attraverso la lettura di una storia, in modo non esclusivo, nel senso che non ci immaginiamo che d'improvviso i genitori e le famiglie facciano solo questo, ma tra le tante cose che è possibile fare, che sappiamo perché tanti studi ce l'hanno restituito, che fanno bene,
fanno bene ai bambini e fanno bene ai genitori, c'è anche la lettura. La lettura che permette per leggere è una lettura condivisa. Significa che il genitore prende in braccio il bambino a 6 mesi, cioè quando il bambino ha 6 mesi, e insieme a lui o a lei condivide la lettura di un libro. La lettura di un libro che prima ancora che essere qualcosa di letterale è un modo per guardare insieme le stesse cose e commentarle. Questa attività è estremamente importante, è semplice, è alla portata di tutti, ma è straordinariamente feconda, perché poi i bambini che sono introdotti molto presto in questo tipo di attività arrivano a scuola ovviamente con un bagaglio di esperienze, di conoscenze, un vocabolario estremamente più ricchi di chi non abbia avuto questa esperienza. Una delle frasi appunto che caratterizzano Nati per Leggere è proprio questa: leggere insieme, crescere insieme. E questo fa capire che leggendo assieme al proprio piccolo, al proprio figlio, si mette in atto una crescita, soprattutto del bambino, ma per esperienza personale ti posso dire che poi anche la crescita del genitore è reciproca la cosa. Eh sì. È assolutamente vero. Scusami Francesco, perdonami. No, rispondi perché stavo dicendo un po' che è vero. Naturalmente i consigli sono quelli che i genitori, soprattutto per chi lavora sul territorio, sono quelli che loro accolgono. Devo dire che i genitori che hanno bimbi piccoli sono più predisposti all'ascolto e al consiglio legato alla lettura, ma soprattutto poi l'esperienza che il genitore vive, e sono d'accordo con te Elios, è fantastico. Perché veramente al di là del libro, dello strumento, del momento, però c'è uno stare insieme di qualità che rende il rapporto migliore. Cioè, nel senso che è un modo di crescere. Quando andiamo a raccontare, e Giovanna, diciamo, è stata la mia maestra rispetto a questa cosa qua, quando si va a raccontare l'importanza della lettura, noi lo diciamo, no, che al di là del libro, però ci sono dei momenti che devono essere dei momenti importanti, perciò bisogna incastonare, definire bene questi momenti di routine e che siano ripetuti come le routine di cui necessitano assolutamente i bambini per poter crescere serenamente. E noi lo diciamo che mettere il momento del libro è fondamentale, vero Giovanna? Assolutamente sì, anche perché bisogna davvero capire che il libro in questo senso è uno strumento di comunicazione. Peraltro il libro è sempre uno strumento di comunicazione, ma se lo pensiamo in questi termini, pensando alla comunicazione che può passare tra un adulto e un bambino molto piccolo, un bambino piccolo che non è ancora in grado di esprimersi a parole, ma che è un soggetto molto predisposto alla comunicazione, e quindi il libro diventa un sostegno, un modo per invitare anche l'adulto a parlare di più con il proprio bambino, perché a volte, come dire, gli adulti pensano: un bambino così piccolo, beh, cosa vuoi che ti dica, in che modo vuoi intrattenerti con un bambino così piccolo? Ma in realtà un bambino piccolissimo è già estremamente desideroso di instaurare una comunicazione significativa con gli adulti che se ne prendono cura. Quindi è estremamente ricettivo, è estremamente in grado di rispondere. Quindi allertare i genitori e fare in modo che siano sensibili e disponibili a queste prime forme di comunicazione che non sono ancora verbali, e quindi in questo senso forse per qualche adulto sono più difficili, è importante, per cui bisogna un po', come dire, entrare in una logica diversa e farsi coinvolgere dalla comunicazione anche non verbale del bambino. Il bambino è estremamente comunicativo. Un libro ci aiuta semplicemente a trovare insieme una situazione che facilita questo contatto, questa conversazione primordiale che può avvenire già dai primi mesi di vita.
Allora, Giovanna, tanti sono i progetti che Nati per Leggere porta avanti. E c'è da dire che in questi ultimi anni è stato fatto un lavoro meraviglioso, coinvolgendo anche, grazie a Regione Lombardia, io parlo di Regione Lombardia, ma penso che sia oramai un progetto nazionale, quello che in quasi tutti stanno adottando nelle ASL, ex ASL, ASST, tutte quelle i punti che sono leggi, i consigli che si danno alla nascita, prendi l'acido folico, e poi c'è un punto che è leggi un libro. C'è questo progetto che è un progetto dove Nati per Leggere partecipa, dove Nati per Leggere, cioè, ci vuoi un po' raccontare di questa, di tutto il lavoro che c'è stato dietro per arrivare poi a mettere in campo tutta questa meravigliosa cosa anche da parte delle istituzioni sanitarie? Sì, cioè, tradurrei la tua domanda molto ampia nel cercare di capire come mai anche i servizi sanitari si occupano di libri e lettura. Uno dice, cioè, vabbè, i libri e la lettura stanno in biblioteca, stanno in libreria, stanno tutto al più alla scuola dell'infanzia, ma non si capisce come mai i pediatri a un certo punto sono tra i principali promotori di questa pratica in famiglia. Il motivo è che l'associazione tra il benessere che si costruisce in famiglia con un bambino molto piccolo è il fondamento dello stato di salute poi degli adulti. Cioè, dei bambini che vengono accuditi e di cui ci si prende cura fin dai primissimi mesi in modo globale, quindi tenendo conto della salute complessivamente, del benessere complessivo della persona, bambino, ma anche della famiglia, produce come effetto degli adulti che non hanno una serie di problemi sia di salute ma anche di tipo comportamentale, nel senso che nei primi anni di vita si sviluppa tutto l'essere umano dal punto di vista sia, diciamo, cognitivo, ma anche dal punto di vista della relazione con gli altri, quindi dal punto di vista sociale, dal punto di vista affettivo ed emotivo. Quindi tutto avviene in maniera estremamente rapida e molto importante nei primi anni di vita. Entro i primi 2-3 anni di vita, diciamo che l'essere umano, le funzioni tipiche dell'essere umano si sono già sviluppate, instaurate. Quindi tutto quello che si riesce a fare in questo periodo così delicato e cruciale determina condizioni più favorevoli per il singolo, per l'individuo, per la persona, per il bambino, ma anche per la famiglia e quindi anche per il contesto sociale in cui poi tutti ci ritroviamo a vivere. Quindi un bambino che molto presto ha delle opportunità come queste attraverso i libri e la lettura arriva a scuola decisamente facilitato, con una marcia in più. Andare a scuola, avere meno problemi di esiti positivi scolastici, poi prefigura un futuro più facile, una maggiore capacità di cavarsela nella vita. Quindi ci sono tutta una serie di aspetti che sono fortemente collegati e correlati. Allora, Giovanna, abbiamo quindi, meno... per questo motivo... No, scusami, abbiamo meno di un minuto e l'ultima domanda è: sì, il progetto che secondo te, vabbè, tanti sono stati i progetti, mamma lingua, cioè ce ne sono tantissimi, ma secondo te il progetto che è stato per te quello che più ti ha coinvolto emotivamente in questo modo di fare Nati per Leggere? Che domanda difficile. No, è difficile perché io sono una bibliotecaria. Fino al 2004 ho lavorato in un comune di piccole dimensioni in provincia di Monza e Brianza, quindi la mia esperienza risale a quella cosa lì, all'avere il contatto costante con i bambini, con gli adulti, con gli utenti della biblioteca. Quindi se devo raccontare di me qualcosa che mi ha segnato e che mi caratterizza è quella roba lì. Cioè la mia esperienza di bibliotecaria di un comune di piccole dimensioni, con l'attenzione a cercare di sviluppare
tutti i modi per agganciare nuove persone che venissero in biblioteca è l'esperienza che mi ha segnato di più e a cui sono più affezionata. Dopodiché ci sono moltissime iniziative e attività che coinvolgono tutti i giorni un sacco di bibliotecari, volontari, pediatri, e sono tutti di inestimabile valore. È vero, concordo. Va bene, allora Giovanna, grazie per aver accolto questo primo invito. Siccome BiblioBoom è una trasmissione fatta da bibliotecari e racconterà un po' le attività delle biblioteche, le esperienze, noi naturalmente rinnoveremo ancora l'invito, perché secondo me di Nati per Leggere ci sarebbe da fare un po' di puntate. Perciò noi ti anticipiamo già prossimi eventuali inviti per poterci ancora di più raccontare l'importante progetto Nati per Leggere, sia a livello regionale, perciò Lombardia, che a livello nazionale. Perfetto, ci sono, fate conto su di me. Grazie mille, grazie Giovanna, mille. Grazie per aver accolto il nostro invito, buona giornata e buon lavoro, ciao! Anche a voi, bravi, ottimo lavoro, ciao. Ciao Giovanna, grazie. Ciao. Grazie. Ecco qua, rientriamo Elios con i nostri 5 minuti di ritardo. Volevamo... Sì, dai, 5 minuti è poca roba. Eccola qua. Allora, c'è un piccolo... un'entrata a gamba tesa nella nostra trasmissione, perché abbiamo richiamato al volo Erika, perché è vero che questo non è un programma di dediche, non siamo facciamo cose mielose, cose... Però domani mi dicono dalla regia, non è vero come lo dicono, lo sappiamo. Domani è il compleanno di una nostra ospite fissa. Quindi tanti auguri, Erika. Tanti auguri non si fanno anticipati, perciò tu raccogli questi auguri e li tieni lì e domani li scarti, mi raccomando. Ci tenevamo con Elios perché Elios è da a questa ragazza il buon compleanno. I grandi eventi bisogna ricordarli, insomma, i grandi ospiti, quelli che hanno fatto la storia di BiblioBoom. Erika, come festeggerai domani? Facendo niente. Dai, allora speriamo sia una bellissima giornata di sole, ma anche se non lo è ti auguriamo veramente tantissima felicità, e naturalmente grazie. Poi noi avremo modo per poterci sentire, però i nostri ascoltatori BiblioBoom mi sa che sono con noi e augurano anche loro a te buon compleanno. Grazie, guarda Erika, Sono proprio contento, e per farti passare un gran bel compleanno ti facciamo un regalo, non ti dedichiamo nessuna canzone. Ecco qua. Grazie. Sì. Infatti stiamo chiudendo con Ed Sheeran, Shape of You, e niente, noi ci aggiorniamo, diamo l'appuntamento a giovedì di questa settimana, Erika, e un sacco di ospiti, abbiamo idee stravaganti per la lettura e la letteratura per quanto concerne questo giovedì. Poi venerdì abbiamo una sorpresa, meravigliosa, che secondo me piacerà a tutti coloro che da tempo non fanno degli aperitivi. Perciò ragazzi, rimanete collegati, perché Sesto Network c'è, BiblioBoom c'è, e Elios, è ora di salutare. Sì, è ora, siamo in un accettabile ritardo, diciamo ancora buon compleanno alla nostra amica Erika, e niente gente, ci ritroviamo giovedì su queste frequenze, si dice così. È così, si dice proprio così, si dice. Dai, allora, ciao ragazzi e buon tutto.